che ha lanciato, tu parli con una persona che ha lanciato il prodotto molto importante per l'eliminazione della componente alluminica che provoca i disturbi cerebrali. La sostanza si chiama desferrioxamina, è una sostanza chelante del ferro che si è visto che chela anche l'alluminio. L'alluminio che va in circolo e quindi danneggia il cervello è l'alluminio che viene utilizzato in quelli che, in quelle persone che devono fare le persone in dialisi sono costrette a prendere delle sostanze chimiche per tamponare gli effetti di acidificazione provocate da questo processo, no? E siccome queste sostanze sono derivate dell'alluminio, l'alluminio va a finire nel cervello e provoca tutta una serie di manifestazioni patologiche come nella sclerosi multipla. Esattamente, hai capito? Mentre in realtà la presenza di questa sostanza e della serie di sostanze che contengono, diciamo meglio, che contengono alluminio sono molto pericolose, e quindi anche quello potrebbe essere un discorso che dobbiamo inserire in una serie di progetti di carattere assistenziale che devono prevedere anche queste cose. Scaricate a migliaia di tonnellate da aeroplani appositamente attrezzati. Hanno fornito risposte vaghe, quali fanno parte di studi per contrastare l'effetto serra o fanno parte di studi per contrastare il terrorismo. In realtà servono per studiare come controllare il clima a proprio piacimento. Essere in grado di controllare il clima equivale a possedere un'arma di distruzione di massa infinitamente più potente ed efficiente delle armi nucleari.